Ciao a tutte ragazze, benvenute sul mio canale A Casa di Alfi. Grazie a coloro che si sono iscritti, benvenuti e un grande bacio da parte mia a coloro che mi seguono da sempre. Beh, oggi è il 31 dicembre per me, ma Alfi non si ferma neanche questo giorno, infatti inizio subito con le mie pulizie. Sono, da come vedete, in camera da letto e mi rifaccio subito il letto per avere già una camera ordinata. Però mi dedico solo al letto perché poi dovrò fare anche altre pulizie. Infatti, da come vedete, voglio smontarmi la tenda, ragazze, perché in questi giorni che ci sono state comunque cucine varie, fritture, già pure oggi dovrò friggere, comunque mi andrò a togliere questa tenda che veramente vicino ai tendaggi, ragazzi, si creano odori ma cattivi e quindi non ci aiutano ad avere anche una casa profumata. Quindi, ragazzi, oggi mi tolgo questa tenda fatta da un bastone a soffitto, da come potete vedere, porta una mantovana e delle calate che si attaccano a dei gangetti. E poi tengo altri ganci dove c'è il bastone di sotto per la tenda che sta sotto la mantovana e le calate. Eccolo qua, questo è il mio bastone per chi voleva vedere. E passiamo alla pulizia e lavanderia. Ecco il filtro dell'asciugatrice, guardate come sporco la lanugine che c'è. E in più la lanugine che tende a formarsi nel filtro non è altro che sono delle fibre che si tira dai vestiti, dai panni, e quindi dopo l'asciugatura i nostri panni sembrano come nuovi, ragazze, ma sono davvero morbidi. Importante un'altra cosa, ragazze, pulite sempre i filtri dell'asciugatrice, perché se non puliamo bene porta il malfunzionamento dell'elettrodomestico, quindi è importante sempre pulire i filtri. Ora passo alle lavatrici, ragazze, sono piena anche oggi e quindi mi vado a mettere una lavatrice e quindi inizio un po' a smaltire tutti i panni che tengo in lavanderia. Di solito i panni colorati oscuri opto sempre per i 30 gradi e massimo, se vedo che sono un po' più sporchi del solito, un lavaggio massimo di 40-50 minuti. Uso sole per i colorati, anche per i capi scuri. E poi vado a mettere sempre un po' di aci delicati, candeggina delicata, proprio per igienizzare e smacchiare i vestiti, i panni. Poi passo in camera da letto dove vado a piegarmi dei panni che già avevo asciugato in asciugatrice. Pietro che mi ha smantellato già il letto, da come potete vedere, ma comunque continuiamo le nostre pulizie. Passo alla pulizia delle scale, dove mi passo prima il folletto per togliere tutta la polvere. Io mi trovo benissimo con il folletto, ragazze, per me è una salvezza questo aspirapolvere. Poi con Bioform e Mobil Brill vado a lavarmi le scale di marmo. Sì, Mobil Brill, perché ragazze non è solo per i mobili, io lo uso anche per, in questo caso, il marmo, perché me lo lucida. Infatti dopo si sente davvero il suono della scarpa, proprio perché è stato sgrassato e lucidato con il Mobil Brill. Quindi io uso anche il Mobil Brill per lavare le mie scale, oltre a un detergente. E dopo finito queste pulizie vado in cucina, dove preparerò un cavolfiore al gratin, che sarà l'antipasto del mio cenone. Ragazze, vado a bollire il mio cavolfiore con acqua, sale, un po' di sale, e lo facciamo bollire. Dopo averlo scaldato io vado a metterci un po' di besciamella,
ho preso quella già pronta per fare prima, ma la potete fare anche tranquillamente voi. Noce moscata e poi mettiamo e facciamo tipo un gâteau di tipo il gâteau di patate, quindi lo andiamo a stendere nel nostro ruoto, vedete? Mescoliamo per bene il cavolfiore con la besciamella e poi ci vado a mettere del pane grattugiato sopra, che andrà a fare quella crosticina molto saporita, e un po' di burro così a pezzettini sopra. Vado a riscaldare il forno a 180 gradi, io metto forno ventilato e andiamo a infornare il nostro cavolfiore al gratin. Veramente molto apprezzato. Le zeppole che ho impastato, eccole qua, che tra poco friggerò. Nel video precedente della vigilia di Natale avete visto come sono state fatte. Mia figlia Maria Pia che sta preparando già i tramezzini per gli antipastini, a lei piace molto preparare queste cose. Ed ecco qua il nostro cavolfiore al gratin, è pronto ragazze, è pronto per essere servito a tavola. Vedete che buono, che bello, ma davvero ottimo, provatelo ragazze, è facilissimo da preparare ed è buonissimo. Ma dopo il nostro cenone, guardate un po' che cosa mi aspetta. Davvero un caos, un disastro, ragazze, la mia cucina. Quindi forza e coraggio e vado a pulirmi la cucina e non vedo l'ora di rivederla nel migliore dei modi, quindi ordinata e pulita. Ci sono stati talmente tanti piatti da lavare anche oltre alla lavastoviglie che non vi dico, ragazze, quindi ho dovuto mettere sia la lavastoviglie che ho dovuto fare anche i piatti a mano. Per la lavastoviglie sto usando delle pasticche morbide di Prilla, eccole qua, sono piene di liquido, però sono già dosate, quindi questo mi ha portato a risparmiare, perché con il gel sinceramente non sapevo poi quando ne andassi a mettere, quindi non sapevo se era giusto o meno il dosaggio. Ed ecco qua, sto lavando a mano, vedete quante pentole. Nel frattempo anche Maria Pia mi aiuta a sparecchiare la cucina. E ragazze, continuiamo, continuiamo, continuiamo a sparecchiare e a pulire. E vado a pulirmi poi la tavola con il Quasar Cucina che rilascia davvero un ottimo profumo e pulisce davvero bene, ragazze. Ed ecco qua, abbiamo già pronta la tavola in ordine e finisco di pulire. Nel frattempo mi asciugo anche le cose che ho lavato a mano, pentole, cose varie, e sono pronta per lavare altre cose, altre pentole, ruoti che non sono andati in lavastoviglie perché veramente tanti tanti piatti oggi da lavare anche a mano. E passiamo alla pulizia del piano cottura, della cappa, delle mattonelle dietro. Io prima mi vado a sgrassare con ace sgrassatore
E poi con il quasar cuscina mi pulisco anche la cappa. Ace sgrassatore mi serve per sgrassare avendo fritto, ovviamente, quindi il piano cottura è davvero molto molto pieno d'olio. Ma prima con un pannetto semplice me la vado a pulire e quindi lavo anche i fornellini e continuiamo. Poi con il Quasar Inox me la vado a lucidare e a pulire, quindi il Quasar Inox, se non avete una cuscina molto sporca, lo potete usare anche direttamente. Ed ecco qua, andiamo a rimettere i fornellini che ho pulito. Ho usato sempre il pannetto ActiFibre insieme al Quasar Inox, perché me lo asciuga davvero subito, quindi senza usare strofinacci e altri pannetti vari. Mi sono pulita anche l'alzatina, dove ci sono i miei dolcettini finti, perché sono finti ragazze. E poi mi vado a pulire per ultimo il lavello, anche se non farò una pulizia molto più profonda, nel senso che non l'ho, comunque sarà comunque ancora usato per il resto della serata, quindi me lo vado solo a pulire. Passiamo anche alla pulizia dell'isola, dove lo farò sempre con il mio pannetto ActiFibre, il Quasar Cucina. E andiamo a pulire la nostra isola, i barattoli. Mi accendo anche la candelina perché mi piace nel frattempo sentire il profumo per la casa, per in questo caso in cucina. Gli sgabellini mi pulisco e abbiamo la nostra cucina pronta. Le lenticchie per la mezzanotte andrò a preparare dopo aver pulito con acqua, prezzemolo, uno spicchio d'aglio, un po' d'olio e sale. E attendiamo, ecco qui la mia cucina pulita in ordine. Che bella soddisfazione quando vedo la mia cucina in questo modo, bella, profumata e igienizzata. Ed ecco il cotechino che andrò a fare vicino alle lenticchie. È pronto, è stato già, l'ho cotto già. Adesso lo metto in questo ruoto e lo vado a fare a fettine. Ed ecco tutto pronto per attendere la mezzanotte, anche se il momento non ci fa essere gioiosi, però non lasciamo le nostre tradizioni, un panettone, un po' di spumante per comunque farci gli auguri di mezzanotte. E questa ragazza e mia figlia comunque Ida si è preparata al massimo e hanno festeggiato un po' così fra sorelle. E queste ragazze, è finito il nostro capodanno. Ragazze, eccomi qua. Oh, che serata, ragazze, non potete immaginare, mamma mia. Ed ecco la mia prima skincare del 2021. Ho mandato tutti a dormire, ragazze, non se ne poteva più. Io dovevo finire pure di pulire. Che facevamo domani mattina, ragazze? No, 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 no. Non era il caso. Ragazze, io mi strucco prima di andare a dormire. Voi lo sapete. Comunque, ragazze, spero che il cenone è andato bene a tutte voi. Spero che non vi siete abbuffate, diciamo così, non vi siete riempiti troppo. Mamma mia, qua subito a dieta, ragazzi, domani già brodino, l'ho detto già il brodino, assolutamente. Mamma mia, ragazze, e qua ci facciamo quando le vacchette, qua, mamma mia, tanto per perdere qualche chilo vengono queste feste, puff, e ci rovinano sempre tutto, ragazze, ci rovinano sempre tutto. Non dovrebbero venire le feste almeno solo per questo.
non farci mettere qualche chilo. Ragazze, io mi sono quasi finita di struccare. Mamma mia, sono anche un po' stanca, ragazze. Anche il 31 Alfi ha fatto le pulizie, ragazze. Siamo sempre con le pezze in mano, ragazze. Non c'è niente da fare. Sempre a pulire. Allora, io ho quasi terminato di struccarmi, adesso metto la mia cremina. Comunque, ragazze, sto pensando già che mo che dobbiamo togliere tutta l'ambaradana di questi addobbi natalizi. Mamma mia, ragazze. Oh, come diceva Siani, l'albero è Natale, tutto quando vanno fa. Però quando si deve togliere, nessuno lo vuole togliere. Figuratevi che una volta io sulle scale, vedete, ho messo un bel fiocco con i decori così. Tanto tempo fa, quando le mie figlie erano piccole, mio marito metteva un Babbo Natale grande, quelli là che si gonfiano. Comunque, ragazze, è stato tutto l'anno vicino alla scala. Mio marito si scocciava sempre di toglierlo. Alla fine, è arrivato agosto, mio marito gli venne la voglia di toglierlo. E dissi io, che lo togli a fare? Nato poco è Natale, non lo va proprio, ricette, finiamola qua. Mamma mia, ragazze, veramente gli addobbi. Un altro poco sull'albero di Natale, facciamo uscire gli aranci e i mandarini invece delle palline. E queste ragazze, mamma mia. Comunque, ragazze, approfitto di questo video per salutare la signora giusta e la figlia Paola che mi seguono con tanto affetto. Un bacione da Alfi a tutte e due. Domani dieta, ragazze. Da domani un'altra volta la dieta. No, no. E qua ci mettiamo sulla bilancia, dice scendere, prego. Che facciamo? Comunque le mie figlie, ragazze, mi prendono in giro quando mi strucco, quando mi faccio la skin care insieme a voi. Ho detto, mamma, qualche giorno è finire nel trash. Che ci posso fare, ragazze? Come mi devo struccare? Mi devo struccare in un altro modo? Io non lo so. A me piace parlare con voi e ne approfitto anche di questa situazione della skin care, ragazze. Qua la giornata è frenetica, almeno questi 5 minuti che mi dedico, facciamo anche due chiacchiere. Che fa? Io vi ringrazio sempre del vostro affetto, di aver guardato il mio video. Grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi al canale se vi piace la casa di Alfi, se vi fa piacere. Il cuore con il vostro affetto. Non immaginavo di essere voluta bene davvero in questo modo, ragazze. Quindi iscrivetevi se vi fa piacere. Attivate anche la campanellina, importante, se no non vi escono gli altri miei video. E poi ragazze, che dire? Un bacione da Alfi e ci vediamo nel prossimo video. Buon 2021! Ciao!